una vittoria di carattere, sempre avanti, partita mai in discussione, poi dalla seconda frazione in poi avete preso il largo senza problemi. Sì, noi veniamo da una sosta un po' più lunga del normale perché ho dato un riposo lungo e quindi evidentemente avevamo bisogno di un po' di tempo per carburare. Abbiamo commesso un sacco di errori, però la verità è che abbiamo giocato con una discreta concentrazione, cercando di andare sui nostri obiettivi. Chiaro che dall'altra parte, mancando un pivot titolare, è evidente che qualche sofferenza in più ce l'hanno. Loro sono state brave a rimanere il più possibile attaccate a noi. Io avrei gradito provare a dare uno strappo un po' più deciso un po' prima, però va bene così. Le ex Spezzine, Filippi e Favento, grande partita per tutte e due, da tre hanno fatto male e hanno scavato un po' anche il break. Sì, assolutamente, loro hanno questa caratteristica, per fortuna è un buon momento per tutte e due, speriamo che si protragga, e loro sono veramente fondamentali per il nostro sistema. Anche stasera anche Bailey ha fatto il suo, insomma tutte quante hanno dato il loro contributo. È chiaro che alcune giocatrici devono essere più determinanti e loro lo sono sicuramente. Partita, cari Spezia, che c'è stata due quarti, di certo le assenze di Puliti ha pesato, la mancanza di una lunga come Sent sotto canestro, una cari Spezia da salvare per due frazioni. Sì, non solo quello, poi in questo periodo natalizio ci siamo allenati in poche perché siamo stati parecchie malate, quindi non fisicamente, sino di salute. Però io, cioè, in quanto riguarda a come hanno giocato, abbiamo subito la loro aggressività in difesa, non ci ha consentito di muovere la palla bene. Niente, speriamo che si possa risolvere la situazione degli allenamenti e ora, in quanto riguarda la salute delle ragazze, per poi puntare sulle partite che dobbiamo vincere. Sì, abbiamo rivisto anche una Kama Griffith, forse la migliore di questa stagione, l'abbiamo vista rientrata dagli State più agile, con qualche anche chilo di meno, forse la sua migliore prestazione è quella di questa sera. Sì, penso di sì. No, la prestazione più bella di lei è stata contro, senza dubbi, contro Luca. Però lei sta migliorando e deve credere nei suoi propri mezzi. Deve prendere fiducia in se stessa perché è una tiratrice molto molto brava. Quindi sono contento per lei che sta migliorando. Domenica prossima andiamo a Umbertide, un'altra gara difficile, poi incomincia il calendario delle partite da non sbagliare. Esatto, noi ci stiamo preparando più che altro per questi tipi di partite. Per questi tipi di partite. Sappiamo che noi siamo una squadra che deve soffrire e quindi soffriremo da qui fino alla fine del campionato, però io sono fiducioso perché le ragazze stanno impegnando e stanno dando anche in condizioni piuttosto come è stata stasera, hanno dato il 100%, quindi quello mi lascia un pochino più tranquillo. Marcella Filippi, ex di turno, da tre punti hai fatto male e hai fatto anche la differenza. Beh, la differenza no, siamo tornate dopo 12 giorni di stop e avevamo bisogno di sgranchirci un po' come squadra. Adesso aspettiamo di vedere la prossima perché dobbiamo inserire il nostro nuovo acquisto e le cose andranno ancora meglio, speriamo. San Martino che ha centrato le Final Four di Coppa Italia, quindi una buona stagione quella di quest'anno, un posto nelle prime quattro, dove può arrivare? Il nostro obiettivo da inizio anno è sempre stato quello di salvarsi e rimanere nella massima serie. Tutto quello che viene in più è qualcosa che otteniamo per noi e deve essere un motivo di lavorare ogni giorno sempre più forte per migliorarci personalmente e di squadra sicuramente e regalare a queste persone che sono veramente una società che pensavo non esistesse al mondo e invece bisogna regalargli delle grandi soddisfazioni perché se lo merita. Non era facile oggi visto che non eravamo, cioè ci manca un pivot e anche Ada non ha giocato, quindi è difficile, però secondo me abbiamo fatto anche abbastanza bene per quello che eravamo. Kama l'abbiamo vista in forma, rientrata dagli State, veramente bene. Guarda che lei ha lavorato a casa, cioè è tornata carica, quindi siamo carichi per lei. Domenica andiamo a Umbertide, partita difficile, poi arrivano le partite da non sbagliare. Sì, meno male che abbiamo una settimana per recuperare
le genti che questa settimana purtroppo siamo stati malati quasi tutti con la febbre, quindi meno male, cioè abbiamo una settimana. I tiri da tre delle ex stasera hanno fatto male. Diciamo che dai, è il nostro campo questo alla fin fine, ci ispira parecchio, quindi purtroppo per voi sono entrate, noi siamo contente. Un San Martino che sta andando bene al di là di ogni aspettativa, dicevamo anche col coach. Sì, perché per fortuna abbiamo creato una buona chimica e siamo un gruppo super, a partire da noi giocatrici ma anche tutto il contorno, e quindi siamo veramente super e speriamo che continui così. Adesso domenica Venezia, una partita difficile con la quale vi siete giocati alle Final Four, una squadra con la quale vi siete giocati il posto nelle Final Four. Sì, sicuramente sarà un derby, perché lì è molto sentita questa partita, e speriamo di giocare nel nostro miglior dei modi e portarcela a casa, perché davanti al nostro pubblico è sempre più incentivato la vittoria. Sì, dicevamo un pubblico che bisogna fare un plauso, sono venuti sino qua quasi più di 400 chilometri e tanta passione. Sì, esattamente, proprio tanta passione, sono veramente super perché ci sostengono in ogni momento, anche quando magari le cose non girano, ci danno la carica giusta.